È stato un lavoro difficile perché abbiamo dovuto convincere 28 famiglie che abitavano qui o titolari di attività commerciali ad andare via, a trovare un altro posto. Non sono cose che si possono fare con la forza pubblica, insomma. C'erano anche molte persone anziane, anche persone che abitavano qui dall'inizio, dal 53, insomma. E poi abbiamo fatto 28 accordi bonari, l'ha fatto il Comune, a dire la verità. Io come commissario ho deciso lo stanziamento, sia per acquisire queste unità immobiliari, appunto alloggi oppure attività commerciali o studi professionali, un laboratorio dentistico molto grande. Insomma. E poi, chiuso l'accordo con tutti, il Comune ha potuto fare l'appalto vero e proprio e vedete che il lavoro è cominciato. E penso che a metà anno sia definitivamente concluso. Ma questo intervento è molto importante per Sestri Ponente e fa parte di un progetto più complessivo di messa in sicurezza di tutto il Torrente Chiaravagna. Sulla base dei fondi che sono arrivati, diciamo, dal governo sull'alluvione 2010, è possibile, quindi, partendo da questo importante intervento che noi avevamo messo in priorità fin da subito, effettuare poi tutta una serie di altri lavori per sistemare quest'area così popolata e dove obiettivamente le condizioni di rischio, abbiamo visto, purtroppo esistono.